Il ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio e la coordinatrice regionale della Lega Susanna Ceccardi oggi pomeriggio all'Art Hotel hanno tenuto a battesimo la lista dei candidati consiglieri del Carroccio che sostengono la candidatura a sindaco di Daniele Spada. Tra i 32 nomi in lista spiccano quelli di Eva Betti e Mircola Franceschina, i due ex vice coordinatori di Forza Italia che solo due settimane fa hanno lasciato il partito in aperto dissenso con la guida in mano ad Erika Mazzetti. A pesare sulla decisione di Betti è anche la sua mancata candidatura a sindaco di Montemurlo a favore di Matteo Mazzanti di Fratelli d'Italia. La scelta di aderire alla lista della Lega era quindi nell'aria, anche perché subito dopo l'uscita dagli azzurri entrambi hanno dichiarato pieno appoggio a Spada. Si tratta di un colpo di frusta dolorosissimo per Forza Italia, che in un momento storico difficile come questo perde due pezzi importanti per ottenere un buon risultato ed entrare in consiglio. Non mi riconoscevo più in Forza Italia, perché sempre di più strizza l'occhio al PD a sinistra. Dentro la lista del Carroccio troviamo anche altri neoleghisti, Francesco Innaco, ex indipendente per Prato, e Giancarlo Auzzi del Movimento Nazionale per la Sovranità. Candidato anche il veterinario Maurizio Marinozzi, che molti mesi fa ha lasciato Fratelli d'Italia per aderire alla Lega. La capolista sarà Patrizia Ovattoni, ex segretaria del partito. La sicurezza sarà il cavallo di battaglia del gruppo. Prato ha bisogno di Lega. E non lo diciamo noi, ma lo dicono le strade, i quartieri, le piazze, i cittadini, perché la questione della criminalità a Prato negli ultimi anni si è fatta sempre più importante, è entrata nelle case dei cittadini pratesi. Altro tema caldo sarà la questione cinese. A tal proposito il ministro Centinaio ha promesso una stretta nei controlli agli orti gestiti dagli orientali nel territorio provinciale. Questi orti sono sicuramente orti illegali, sicuramente vengono gestiti anche con personale non in regola e di conseguenza si fa anche della concorrenza sleale nei confronti di tutti quegli agricoltori che ci sono in Toscana, che lavorano nel nostro paese, che rispettano le regole.